ritrovati. Che bello, questa sera insieme parliamo di bellezza. Io credo sia un tema spettacolare, come sapete mi sta molto a cuore, quante volte ho fatto incontri su questo tema. E a me questa sera è stato chiesto di parlare della bellezza della fede cristiana. Ah, che bello! A prima vista parlare di bellezza o di bellezza della fede cristiana sembra essere un po' fuori dal tempo, dici, con tutti i guai che ci sono. Ti rendi conto di tutti i guai che ci sono in questo tempo? Noi parliamo di bellezza, ma dovremmo parlare di cose molto più utili, per favore. Sembra di essere fuori dal tempo, o sembra di avere del tempo da perdere. Perché ogni tanto quando si parla di bellezza sembra che sia solo un gioco, così. Quando non si sa che fare, si parla di bellezza. Nel tempo perso, ma poi tutti gli altri tempi si parla di utilità, di economia, di cose dense, di scienza. La bellezza è quando una domenica pomeriggio non sai che fare, si può andare a vedere una mostra, si può guardare un quadro, andare a vedere un film, va bene, ma è tanto per far passare il tempo. La bellezza non è essenziale nel tempo, è per far passare il tempo, oppure è un modo per essere fuori dal tempo che è così pesante, soprattutto di questo tempo della pandemia. Non è così, non è così. Sapete, la bellezza è essenziale proprio in tutti i tempi, anche in questo tempo, e non è un modo per far passare il tempo o essere fuori dal tempo. La bellezza è essenziale per vivere. Ve lo dico sulla mia pelle, ve lo dico come uno che ha passato 40 giorni all'ospedale e per alcuni giorni è stato a passeggio con la morte. Quando sei di fronte alla morte, viene fuori la verità di te, non si scherza. È una cosa molto seria la morte. È un limite tremendo che ti dice stai per finire. Chi sei? Cos'hai di bello in cuore? C'è qualcosa di bello nel tuo cuore che ti fa desiderare la vita anche se stai così male e ti fa desiderare la vita anche se stai morendo. Bene, lì ho scoperto la potenza, la bellezza di essere cristiano. Di fronte alla morte io potevo almeno dire, cara morte, so che adesso mi porti via praticamente tutto, ma non sei l'ultima parola. Tu non hai l'ultima parola sulla mia vita, mi dispiace. Non per merito mio, io non posso farci niente, puoi prendermi, ridurmi al nulla, ma tu non avrai l'ultima parola, che c'è uno che è molto più forte di te e che apre uno squarcio anche nella morte e mi fa uscire, anzi, mi regala una vita incredibile, felice e spettacolare, che si chiama vita eterna con l'Eterno. E questa è una cosa di una bellezza che fa sì che tu puoi stare addirittura di fronte al limite estremo che si chiama morte. E dunque ti fa stare di fronte a tutti gli altri limiti e tutte le altre pesantezze della vita. Questa è la bellezza del cristianesimo, che ti fa vedere un Dio all'opera anche quando tutto sembra finito, anche quando sembra non ci sia più nulla da fare, Dio è ancora all'opera. Ecco la bellezza del cristianesimo. La bellezza del cristianesimo è la certezza che c'è addirittura un Dio all'opera nel tuo tempo, che a volte è bellissimo, a volte faticoso. E io penso sempre a due immagini quando dico questo, per dire la bellezza della nostra fede. La prima immagine che mi viene in mente è Luca 24, un brano che conosciamo tutti, i discepoli di Emmaus. Che bello. Bene, quel brano non è solo un brano che uno dice, ah, lo so, l'avevo letto una volta. No, no, quella è la descrizione di ciò che capita adesso. Proprio in questo momento, mentre ci stiamo parlando noi, sta capitando quel brano, perché quel brano dice la verità del cristianesimo, cioè il Signore risorto cammina accanto a quei due. E quello è ciò che capita adesso, il Signore risorto non se n'è andato, cammina accanto a noi, adesso, come con quei due, e che fa? Tante cose, ma due in particolare. Scalda i cuori, fa ardere i cuori e apre gli occhi. Beh, fantastico. Questo è il Signore risorto, questo è il nocciolo del cristianesimo. Abbiamo un Signore accanto a noi, Gesù Cristo, che fa ardere i nostri cuori, cioè vuol dire che li rende appassionati della vita, capaci di speranza, fiduciosi, anche quando tutto gira male. A quei due di Emmaus girava molto male, erano dentro una tragedia, la morte di un amico, la fine di una speranza, non avevano più voglia di niente. Eppure lui pian piano gli fa ardere i cuori, cioè gli fa riprendere voglia di vita, nonostante quella tragedia. Pensate che bello, di questi giorni
difficili, difficili, dove si fatica a avere fiducia, a avere speranza, dove il peso della situazione è grande, anche a livello economico, sociale, noi sappiamo, questo è di una bellezza incredibile, che il Signore sta facendo ardere i nostri cuori, cioè ci rende appassionati della vita pur così difficile e ci fa essere contagiosi di questo, è di una bellezza. Sarebbe bello se si dicessero, se si dicesse di noi cristiani, ma quelli ci vedono sempre qualcosa di bello nella vita, come fanno? Ecco, questo è il cristianesimo. Cuore che arde, appassionato e ci vede qualcosa di bello. Ecco la seconda cosa. Aprì loro gli occhi. La fede apre gli occhi. La fede, Gesù Cristo che cammina accanto a noi, ci apre gli occhi. Sai perché? Non perché noi siamo più intelligenti degli altri, siamo come siamo, facciamo il possibile, ma in ogni tempo, in ogni situazione, compresa questa tragedia, vediamo Dio all'opera. Non che Dio ha mandato questa tragedia, no, ci mancherebbe, ma è all'opera anche dentro questa tragedia. E ci sta dando parole di conforto, di speranza, soprattutto ci sta dicendo, dai, si può cambiare un po' questa nostra società, perché non era la società perfetta, e si può cambiare questa Chiesa, che bello. Questa è la bellezza del cristianesimo. E l'altra immagine che vi lascio della bellezza è quell'immagine di Genesi dove si fa vedere Dio che crea il mondo impastando un po' di fango. Che bello. Dio come un artigiano che plasma e tira fuori Adamo ed Eva. Quello non è la descrizione di come è nato il mondo. È la descrizione di cosa fa Dio adesso. Dio sta lavorando per tirar fuori il vero me che non c'è ancora. Ogni giorno sta tirando fuori il vero me che non c'è ancora, la vera società che non c'è ancora, la vera Chiesa che non c'è ancora. Noi sogniamo il cambiamento perché sappiamo che Lui è il primo a lavorarci. Questa è la bellezza. Possiamo guardare le cose, possiamo guardare un fiore, una montagna, possiamo guardare i nostri amici, nostro padre, nostra madre, nostra moglie, nostro marito, i nostri figli. Possiamo guardare le cose, gli eventi, il giorno di oggi che nasce, il giorno di domani, con questa certezza, lì dentro ci sono le mani di Dio all'opera. C'è un Signore che scalda i cuori, ci apre gli occhi per vederlo. Beh, questo è fantastico, questa è la bellezza del cristianesimo. Questa è la bellezza del cristianesimo. È una bellezza folgorante. E cioè, il cristianesimo è capace di aprire sempre uno squarcio per farci vedere un po' di luce, anche nelle notti più buie. Perché questo al fondo è la bellezza. Che cos'è la bellezza? È un qualcosa che in qualche modo apre uno squarcio. Questo vale per tutte le cose, un bel fiore. Se tu guardi un bel fiore, ti illumina, ti dice, oh, se c'è un fiore così bello, ma ci sarà qualcosa di bello al mondo, no? Avrà senso questa vita se c'è un fiore così bello? Beh, è una piccola cosa un fiore, ma la sua bellezza ti dice, ehi, credici, c'è qualcosa di bello in questa vita, anche nelle giornate più storte. Se guardi un bellissimo quadro di Van Gogh, di Caravaggio, e beh, quel quadro nella sua bellezza ti dice, wow, se c'è questa bellezza al mondo, questa vita ha qualcosa di bello, cioè ha un gusto, o detto in altre parole più filosofiche, ha un senso. La bellezza è uno squarcio di senso, si dice in termini tecnici. La bellezza, ogni bellezza, la bellezza di un fiore, la bellezza di un volto, la bellezza di un gesto buono, la bellezza di un quadro, la bellezza di un tramonto è uno squarcio di senso. E cioè ti fa intuire che c'è, che questa vita ha un gusto, o se vuoi, un senso, un significato, un valore, appunto. E allora vogliamo concludere proprio così, dicendo il cristianesimo che cos'è? È davvero un aiuto a vederci sempre uno squarcio di senso. Sarebbe bello se vedessimo la nostra fede così. Sarebbe bello, ad esempio, se vedessimo la messa così. La messa è un rito. Se tu ci stai dentro fisicamente, pienamente, a un certo punto si apre uno squarcio ed è come se vedessi ciò che sovente non vedi, vedessi che ogni cosa porta scritto più in là, ogni cosa è di più di quella che tu vedi, e allora potremmo guardare la vita colpiti dalla sua bellezza, perché colpiti da una presenza che non smette mai di dirci vai avanti tranquillo, ci sono io e davanti a te c'è una festa. Viviamo così e magari possiamo contagiare gli altri con questa bellezza
o meglio con questi occhi capaci di vedere la bellezza. Ve lo auguro di cuore. Buona serata.